Innanzitutto benvenuto al signor Ministro dell'Interno della città di Napoli, ben rivista e bentornato al prefetto Pantalone della città di Napoli e soprattutto un caloroso saluto alle colleghe e ai colleghi. È una giornata effettivamente importante questa, alla quale hanno contribuito in tanti. L'ANCI, che voglio ringraziare, sia l'ANCI nazionale che l'ANCI regionale, il Ministero dell'Interno, le prefetture, il Dipartimento della Libertà Civile e l'Immigrazione, tanti sindaci. Perché è una giornata importante? L'hanno detto già i colleghi che sono intervenuti prima. Innanzitutto perché c'è stato, ovviamente, la sindaca di Napoli, in questo caso, la sindaca della città metropolitana, una nostra proposta. Perché che si debba accogliere, per quanto mi riguarda, il dovere morale, un dovere etico, per chi è credente, un dovere religioso, ma è anche un dovere giuridico. Quindi non c'è nessuna ragione economica che si può frapporre di fronte a questo imperativo morale. Ma proprio perché partiamo da questo presupposto, noi dobbiamo anche rivendicare equità e giustizia nei confronti dell'Europa, nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale, nella consapevolezza che il Mezzogiorno d'Italia è il più esposto, ma anche quello che è il cuore più grande. Noi lo vediamo quando arrivano le persone. Come possiamo dimenticare la tragedia delle donne africane arrivate nel porto di Salerno? Chi si può girare dall'altra parte? E le popolazioni del Mezzogiorno, dalla Calabria alla Sicilia, la Puglia, alla Campania, non si girano dall'altra parte. E noi sappiamo che cos'è la sofferenza e non vogliamo in alcun modo che si apra un conflitto e mentre mai per ragioni elettorali tra persone che soffrono. Quindi la città di Napoli, ma io sono convinto, tantissimi sindaci, la Campania faranno la loro parte fino in fondo. Ma proprio perché facciamo la nostra parte, vogliamo che si superino anche delle cose che non ci piacciono. Allora la prima cosa che abbiamo voluto affrontare come nella nostra proposta di Napoli città rifugio, che progressivamente, chiaro, non lo faremo domani, non lo faremo dopodomani, ma è un obiettivo che a breve termine si deve raggiungere, il superamento dei centri di accoglienza straordinaria. Perché sono depositi di esseri umani. Si spendono soldi, le persone vengono messe in un posto, pensate a Piazza Garibaldi, sono bombe sociali, sono conflitti che non possono essere gestiti con l'ordine pubblico, bisogna assolutamente superare. In questo protocollo io vedo un concreto inizio del superamento di una fase emergenziale. Questa non è un'emergenza, questa è una fase storica della vita contemporanea che viviamo e che non sappiamo quando finirà. Allora i progetti SPRAR che vanno nella direzione, se non gli SPRAR anche altri, che significa accoglienza, integrazione, lavoro e soprattutto far sentire queste persone integrate e gli altri abitanti e cittadini considerarli persone come noi, con gli stessi diritti e aggiungo gli stessi doveri. E vi devo dire che nelle esperienze che stiamo avendo anche in modo eccellente nel Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica della nostra città, tutti gli abitanti devono essere chiamati a un concetto di sicurezza urbana integrata e partecipata. Le comunità di stranieri vogliono anche loro comunità sicure e quindi insieme ne possiamo lavorare perché anche la sicurezza è un punto centrale di questo protocollo. Quindi noi siamo disponibili, l'abbiamo detto, la città di Napoli, a aumentare anche la quota che l'ANCI ci dà, purché ci sia un impegno di tutti e del governo nazionale in primo luogo che si vada al superamento del deposito. Noi non vogliamo persone che vengono accolte nel senso che vengono messe in posto, lo Stato paga i soldi, ce ne si dimentica e poi diventa una situazione non più sostenibile. Un altro tema molto importante che abbiamo inserito e che abbiamo voluto anche fortemente come città di Napoli, la possibilità attraverso risorse nazionali di recuperare beni abbandonati dell'emergenza abitativa. Il diritto alla casa è un diritto costituzionale, vale per i napoletani, per i campani, per gli italiani, per i migranti, per i rom. Questo è un tema importantissimo, perché se noi riusciamo a garantire il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto al cibo, si creano comunità dove l'accoglienza diventa solidarietà, dove la solidarietà diventa antidoto al terrorismo, dove tutti insieme alla fine vogliamo dire. E un'altra novità che è stata sostenuta, lo è stato già detto, la presenza delle sovrintendenze. Io credo che questo messaggio di persone che ci aiutano in quella che sta diventando l'arma principale del riscatto dei nostri territori, che è la cultura, il paesaggio, i beni comuni, è una forza enorme.
tutte le persone unite nel difendere i territori e nel rilanciarli attraverso la cultura, nei cosiddetti lavori socialmente utili. Bene, altre cose che potrebbero dire, ma aggiungo anche io qui, così siamo stati tutti sintetici, ma spero efficaci. Noi non pensiamo che questo sia un protocollo normale, se firmano diversi protocolli, alcuni hanno una lunga vita, altri un po' meno. Questo è un passaggio importante, proprio perché noi ci abbiamo messo la faccia, città di Napoli è una città che in difficoltà economica potrebbe alzare subito il muro del non abbiamo soldi, ma questo muro che in questa città non si alza. E vedere oggi tanti sindaci, io sono convinto che altri se ne aggiungeranno, significa che per noi i conti sono i conti del dialogo, dell'accoglienza, della solidarietà, anche della rivendicazione dei diritti quando i diritti vengono calpestati, a cominciare dai diritti dei sindaci e dei territori del Mezzogiorno. Quindi io credo che questa è una pagina importante ed è bello che venga scritta in questo castello, nella sala dei baroni, uno dei simboli della nostra città, la capitale del Mezzogiorno, e quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato per questo giorno così importante. Grazie. Grazie per la vostra presenza, grazie per avere voluto, considero particolarmente importante, non soltanto particolarmente importante per questa città, per Napoli, per la Campania, ma il messaggio che viene oggi da questa sala gremita di sindaci con le fasce di colori vanno bene Napoli e la Campania. Ringrazio moltissimo il prefetto Pagano, il prefetto Pantaloni, i prefetti della Campania per aver lavorato con passione e con impegno alla scrittura prima e poi alla sottoscrizione di questo progetto. Ringrazio moltissimo i sindaci, veramente di cuore i sindaci dei comuni capoluogo, io ho ascoltato le loro parole, non mi sento di contestare nemmeno un attimo. Sapete qual è la cosa più bella di tutto ciò? È che questi sindaci che hanno parlato non hanno una univoca identità politica, rappresentano un pochino quello che è il nostro paese, quello che è la Campania, quello che è nato. E vedete come se si guardano le questioni, anche le più grandi questioni come quella dei flussi migratori, con impegno, passione ed oggettività. Quelle differenze che a volte appaiono assolutamente insuperabili, di fatto vengono superate con un piccolo passo in avanti. E oggi noi facciamo un passo in avanti molto importante. Io ringrazio moltissimo anche coloro che hanno la responsabilità dal punto di vista dei beni culturali, degli scavi di Pompei, della Regia di Caserta, per avere voluto dentro questo protocollo mettere in campo un progetto straordinariamente innovativo che va ben oltre i confini del nostro paese. E tuttavia il mio grazie iniziale sta esattamente in quello che vorrei dirvi con sincera partecipazione, e cioè che noi stiamo affrontando un grande tema, hanno detto i sindaci che mi hanno preceduto, che non è una emergenza. Ecco, se posso dire una cosa con una certa fermezza, noi dobbiamo cancellare la parola emergenza nel rapporto con le questioni dell'immigrazione. L'immigrazione, i flussi demografici sono una grande questione economica che ha accompagnato il mondo, lo accompagna mentre stiamo parlando e lo accompagnerà per il futuro. Guardatemi, lo dico a voi sindaci che rappresentate il cuore pulsante di questo paese, guardatemi da coloro che vengono e vi propongono una ricetta magica per improvvisamente. Non c'è. Il problema vero è che un grande paese, una grande democrazia come l'Italia, di fronte a un fenomeno che è strutturale ed epocale, deve avere l'ambizione di non subire i processi, di non inseguire gli eventi, deve avere l'ambizione di governare.
governare anche le grandi questioni democratiche. Ed è quello che abbiamo tentato di fare. È quello che abbiamo tentato di fare. L'abbiamo fatto andando dall'altra parte del Mediterraneo, ponendo chiaramente un grande tema, che le chiavi delle democrazie europee non possono essere lasciate nelle mani dei trafficanti. Questo è il senso del nostro impegno di vita. Questo è il senso di avere chiesto alle autorità di quel paese di impegnarsi concretamente per governare. Oggi i dati ci dicono che nel momento in cui stiamo parlando, rispetto allo scorso anno, noi abbiamo circa il 34% in meno degli arrivi nel nostro paese. In cifra assoluta un pochino di più di 60.000 in meno. E se poi ricordiamo il mese di giugno, quando a un certo punto il nostro paese, questa regione, e io sono venuto per dirvi anche grazie per quello